La piazza d'armi, dove nel 43, l'11 settembre del 43, avvenne l'eccidio, cioè la prima rappresaglia nazio-fascista. E con noi un figlio del tenente Pesce, Alberto, che ci vuole raccontare un po' la sua storia. Saluto tutti gli amici di Nola. Non è la prima volta che lei viene a Nola, no? No, sono venuto molte volte e molte volte sono sempre stato accolto con grande affetto, perché Nola è una città che ha dato molto alla ripresa dell'Italia dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. E quindi anche con l'attenzione alle persone, con l'affetto, con il sentimento, non solamente con la necessità di dover creare una vita più agevole per i nostri figli, i nostri nipoti, eccetera, perché ci sono da ricordare anche le sofferenze che ci sono state, e quindi io di questo ringrazio molto la città di Nola. Io devo dire che la prima volta di quest'epoca moderna fu, la prima volta è fu stata dal sindaco Ambrosio, è vero? È vero, e ci furono fu promossa dall'associazione Amici del Marciapiede, prima della quale di questo episodio non si parlava proprio. Molte persone, anche storici, eccetera, non lo conoscevano affatto, perché era stato messo nel dimenticatoio. E i primi a dimenticarsi di tutta questa storia sono stati proprio i familiari dei caduti, perché la cosa era talmente tragica, talmente grave, non si era abituata a queste cose. Poi ora abbiamo fatto l'abitudine a tutto, ma allora no, e quindi è stata rimossa. Io stesso non ne volevo mai parlare con nessuno. Quando si sentiva parlare di questa storia io dicevo che era una cosa che forse non era vera. Ma lei stava nella pancia di sua mamma, è vero? Quando è accaduto la cosa io non ero ancora nato, a differenza di Forzati, che invece aveva il cui padre, Enrico Forzati, morì con mio padre in quella circostanza. E fu medaglia d'oro, e fu medaglia d'oro successivamente, perché soffrì al posto di un altro. E il figlio aveva già 3 anni allora, e quindi poi ricorda cose che hanno toccato molto suo animo, perché lui era presente. Io no, io non c'è. Mia madre era incinta di 3 mesi, e quindi poi, quando poi è partorita nel marzo del 44, possiamo immaginare in che condizioni, a San Marco dei Cavote, paese vicino a Benevento, eccetera, ci sono state delle complicazioni, per cui un mese dopo la mia nascita è morta anche mia madre. Io sono rimasto praticamente solo, sono stato adottato dal paese di San Marco dei Cavoti, tutti quanti mi conoscevano, mi volevano bene, eccetera. Ero solo però, e non si sapeva quale sarebbe stato il mio futuro. A questo punto capitò che una famiglia di Maddaloni, paese di provincia di Caserta, che diciamo voleva adottare un bambino, venne a contatto con le persone di San Marco dei Cavoti, e io praticamente fui adottato da una famiglia di Maddaloni, e ho vissuto tutta la mia vita, diciamo, come una cosa diversa da quello che era accaduto fino ad ora. E la sua vita lavorativa ha avuto un successo enorme, questo sì. Ho avuto un'educazione che mi ha comportato, che io dovevo lavorare, dovevo vivere bene, secondo dei principi ai quali io ho cercato sempre di attenermi, e quindi questo sì. Però c'era un distacco tra la mia vita che si svolgeva quotidianamente e il mio passato, perché il mio passato era nell'ombra. Poi è stato proprio in quell'occasione di cui adesso stiamo parlando, che gli amici del marciapiede hanno promosso la famosa manifestazione. Fu una lettera di Debaltini. Debaltini, cioè, su Corriere della Sera, no? Da allora, poi venne anche Tebaldini a quella manifestazione, e da allora finalmente si è cominciato a capire di che cosa stavamo parlando, e tutti quanti hanno ripreso un po' ad occuparsi di questa cosa. Io ho scritto un libro, come
saputo perché poi è stato presentato anche a Nola in una serata molto affollata, bella, in cui ha partecipato anche il filosofo che è Marzullo, ora non c'è più, non è più con noi. Eccomi qua. Fino a 2 anni fa la manifestazione si svolgeva sul monumento dei caduti, insomma, e oggi si viene sulla piazzetta a commemorare questo 11 settembre. Noi, infatti, l'anno scorso, che era l'80° anniversario, è stata una manifestazione bellissima, è stata organizzata da Nola, Comunità Bella, e hanno partecipato. Quest'anno qui diciamo è un po' di passaggio, diciamo, però l'anno scorso ci fu anche una serata al Teatro Umberto, sì, molto interessante, con la compagnia del Colonnello Grilletto, e quest'anno siamo qui ancora. Vogliamo ricordare la piazzetta, sì, dove si commemora l'eccidio. Questa è la piazzetta dove c'è anche la targa del giovane, del ragazzo De Luca, che fu ucciso nelle stesse circostanze, quasi così, come un fatto collaterale, un danno collaterale, perché si trovava per strada e fu ucciso. Infatti c'è anche una, un ricordo, certo, del, certo, ragazzo. Quello è stato gravissimo. Andiamo, la più giovane vittima. Andiamo, sì, andiamo sul posto. Sì. Allora. Ecco che ci stiamo avvicinando al piazzetta Marconi, dove c'è la lapide che commemora l'eccidio e la lapide del ragazzo ucciso. Il ragazzo studiava alla scuola Pio Mento della città di Nola, e dal 2 o 3 anni c'è proprio il ricordo del ragazzo. È vero. Ecco qui anche questo questa vittima, la più giovane, perché questo era un ragazzo proprio che non c'entrava niente. E morì il giorno prima, è vero. Morì proprio il giorno prima dell'eccidio. E anche questa vicenda qui è stata dimenticata per parecchio tempo, poi dopo si è ripresa perché il ricordo si fa avanti, non c'è niente da fare. Noi non possiamo fare a meno di sapere quali sono le nostre storie, qual è stato il nostro passato, non ne possiamo fare a meno, perché altrimenti ci blocchiamo, siamo niente di consistente, siamo, sì, solamente esteriorità, apparente. Invece con tutte queste cose che abbiamo, noi siamo la nostra personalità, siamo noi. Quindi dall'anno scorso, 2 anni fa, da questa sede che si commemora l'avvenimento. Sì, beh, sì, sì. Infatti c'è una lapide che dice che in questo stesso punto, da dove nel 1820 partirono i primi modi del nostro risorgimento, il 10 settembre 43 pochi amici iniziarono la riscossa di Nola. Quindi, ma la città di Nola ha partecipato tantissimo, insomma ormai non è più un segreto,
ormai si è parlato di tanto, ci sono tanti libri che parlano di questa cosa, per cui la città di Nola è a questo punto merita qualcosa in più. Pietro Manzi. Pietro Manzi è stato anche poi ripubblicato dall'editore Rubino. La città di Nola merita ancora, nonostante che sia passato tanto tempo, ancora non siamo al top. Okay.